Per la terza volta in pochi giorni un gruppo di ragazzi scalmanati ha nuovamente preso di mira alcuni stabilimenti balneari della passeggiata Via Regina, il bagno Bertuccelli, Irene e lo stabilimento La Salute della famiglia Cestari, situato di fronte all'Hotel Royal di Viareggio. Stanotte i vandali hanno messo a soqquadro le intere aree causando danni significativi. Gli atti vandalici hanno comportato la distruzione di tende e sdraio, la rottura di ombrelloni e il rovesciamento in mare di pattini, compreso quello di salvataggio. Questo evento, ripetuto, solleva gravi preoccupazioni sulla sicurezza e la sorveglianza della zona. Le autorità locali sono state allertate e stanno indagando sull'accaduto. Nel frattempo, i proprietari dello stabilimento si trovano a dover affrontare le conseguenze di questi atti irresponsabili e dannosi. Purtroppo non è neanche la prima volta, è già successo alcune settimane fa. E la notte purtroppo ci sono queste scorribande di ragazzotti che evidentemente non hanno niente di meglio da fare. E vengono a smontare le spiagge creando danni, disagi. La mattina troviamo tutto accatastato, ombrelloni nell'acqua, patini rovesciati. Ci può essere anche gente che si può fare anche male per, magari dai detriti che restano, perché non so, una volta noi andavamo in spiaggia con le ragazzette e oggi è cambiato, non so cosa è successo, ma non c'è più questo interesse. Ma la notte non c'è un servizio di guardia? La notte c'è anche un servizio di guardia che ha un orario, evidentemente o conoscono gli orari dei servizi di guardia, ora li intensificheremo, arriveremo fino alla mattina, quindi cercheremo di ovviare a questo problema.